Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omobone al consueto appuntamento settimanale con Mondo Crociera. Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive anche sul sito sportor.tv. In questa puntata facciamo una bellissima crociera in Russia, da Mosca sino a San Pietroburgo, la famosa crociera degli zar, organizzata da Giver Viaggi e Crociere. Un tour operetto importanti di Genova che opera il mondo del turismo da lontano 1949. Insomma, ci aspetta una bellissima puntata e mi raccomando, navigate con noi! Simbolo del potere politico e religioso, il Cremlino è una delle attrazioni turistiche più importanti della Russia. Le sue mura rosse si distendono fra la famosa Piazza Rossa e la Moscova. Il Cremlino costituisce l'insieme architettonico centrale della città di Mosca ed è frutto dell'impegno di numerose generazioni, una cittadella fortificata posta nel centro geografico e storico della città. Cremlino significa fortezza, cittadella o castello e fa riferimento agli edifici presenti all'interno di queste città russe più antiche, soprattutto di origine medievale. Questa parola, Cremlino, è solitamente usata per indicare il governo dello Stato russo. Il cuore del Cremlino è rappresentato dalla Piazza delle Cattedrali, dove si affacciano ben 5 chiese museo, e il campanile di Ivan il Grande, alto 80 metri e con 2 cupole dorate. È sicuramente l'edificio religioso di più grande impatto. Nel XIV secolo furono costruite le cattedrali dell'Assunzione, dell'Annunciazione e dell'Arcangelo, che formarono e formano tutt'oggi la Piazza Sobornaia, cosiddetta delle Cattedrali. L'insieme architettonico della piazza fu completato dal campanile Ivan Veliki, Ivan il Grande, e dalla Granovitaia Palata. Quest'ultimo serviva da sala principale del Palazzo dei Grandi Principi. Nello stesso periodo furono costruite le mura di mattoni che sostituirono quelle di pietra bianca, ormai usurate. Il Cremlino assunse così il suo aspetto attuale. La bella piazza Sobornaia è dominata dal campanile Ivan il Grande e piede del campanile si trova a terra in mostra la più grande campana del mondo, la campana dello zar, che pesa 216 tonnellate. Con i suoi 75.000 metri quadrati, la Piazza Rossa è davvero unica, solenne e spettacolare. La Piazza Rossa è nata durante il regno di Ivan III, alla fine del XV secolo, sorta ai piedi della Cattedrale della Trinità. Prima prese il nome di Piazza della Trinità e si crede che questo nome venne cambiato solo verso il XVII secolo. La Cattedrale di San Basilio è situata nel centro di Mosca ed è non solo il tempio principale della Piazza Rossa, ma anche un simbolo per tutta la Russia. È composta da 8 chiese che circondano la chiesa principale. Il Museo di Lenin fu costruito nel 1924. Qui riposa il corpo imbalsamato di Vladimir Lenin, uno dei padri della rivoluzione d'ottobre del comunismo mondiale. I simboli incontrastati di Mosca è la rete metropolitana cittadina. Oltre ad essere il mezzo di trasporto più comodo e più utilizzato dalla popolazione, è anche un vero e proprio monumento storico. La metropolitana di Mosca è composta da 11 linee radiali e una linea circolare per 187 stazioni e quasi 300 chilometri.
Nella nostra crociera fluviale da Mosca a San Pietroburgo, lunga 1817 km, si attraversano ben 18 chiuse per compensare un dislivello di 163 metri. La prima chiusa del fiume Svir fu costruita nel 1951. La chiusa è un'invenzione della tecnica idraulica per consentire alle navi di superare i dislivelli. La chiusa è una costruzione in cemento armato con pianta rettangolare. La larghezza di questo bacino, da muro a muro, può raggiungere anche i 30 metri. Il complesso della chiusa è costituito da gigantesche porte a battenti o a sera cinesca che sono l'ingresso e l'uscita dell'imbarcazione. Tutto il processo di avvicinamento alla chiusa e il passaggio attraverso il bacino è gestito da un supervisore che dà il via all'ingresso in chiusa e all'azionamento del dispositivo speciale di bloccaggio della nave. Quando entrambe le porte sono chiuse, inizia il processo di uscita o di entrata dell'acqua, con svuotamento o riempimento del bacino. Il riempimento, che produce l'innalzamento della nave, avviene per flusso a gravitazione, i famosi vasi comunicanti. L'acqua cade dalla porta superiore e riempie il bacino. Quando il livello dell'acqua del bacino è uguale a quello del livello fluviale inferiore o superiore, le porte corrispondenti si aprono e dopo il via del supervisore la nave esce dalla chiusa. Il dislivello delle chiuse della nostra navigazione sulla motonave Rachmaninov di Givre Viaggi e Crociere è su fiumi diversi e va dagli 8 ai 16 metri e 25. La crociera fluviale lungo la via degli Zar attraversa i maestosi fiumi della Grande Russia, il Volga e la Neva e i famosi laghi Ladoga e Onega, i più grandi d'Europa. È possibile così vivere tutta la magia di un meraviglioso itinerario da Mosca a San Pietroburgo o viceversa, in cui è possibile ammirare, oltre alle due grandi metropoli, un susseguirsi di località storiche, perle della Carelia, tappe del famoso Anello d'Oro, nonché godere di una navigazione rilassante in mezzo alla famosa taiga russa, ricca di betulle, larici, pini, abeti, ed ammirare splendide albe e tramonti. Emozioni, quindi, indimenticabili. La navigazione fluviale, seguendo il corso antico dell'acqua, regala il tempo per osservare, visitare e rilassarsi. Il calendario partenze di Givre di quest'anno è molto nutrito. In effetti abbiamo, oltre alla consolidata Russia, quindi con 12 partenze da Mosca a San Pietroburgo e viceversa, da maggio a settembre, avremo 11 date di partenza lungo il Danubio, quindi per crociere dalla durata di 8 e 10 e 11 giorni da giugno ad agosto, da Vienna a Bucarest o da Vienna a Sofia o da Vienna a Belgrado e viceversa. Avremo un nutrito calendario partenze anche per il Reno, quindi avremo due crociere dei tulipani in aprile per dare l'opportunità di cogliere le sfaccettature e la bellezza della fioritura dei tulipani. E avremo poi partenze durante il periodo estivo da Amsterdam a Basilea o viceversa. Quindi abbiamo aggiunto a questi tre cavalli di battaglia due destinazioni un pochino nuove, che sono il Portogallo per crociere da porto a porto della durata di 8 giorni, da porto, quindi dall'Atlantico verso la Spagna, verso il confine tra Portogallo e Spagna, a Vega Terron e viceversa, e un itinerario da Lisbona a Porto via Coimbra e Fatima. Molto suggestivo, molto interessante per esplorare la Valle del Douro. Inoltre, da un paio d'anni a questa parte, abbiamo aggiunto con una nave 5 stelle il Rodano per una crociera da Marsiglia verso Chalon-sur-Saône, attraversando città interessantissime come Arles, Avignone, Lione. Quindi anche con questa crociera della durata di 7 giorni,
giorni, 6 notti, si avrà l'opportunità di visitare bellissime città e territori della Provenza. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, offriamo la crociera sull'Elba, da Berlino ad Amburgo e viceversa. Novità di quest'anno è la crociera da Mosca ad Astrakhan, una crociera che viene svolta lungo il fiume Volga per 3.000 km di percorrenza, che veramente dà l'opportunità ai passeggeri di entrare in contatto con varie regioni russe inesplorate, la Chuvascia, il Tatarstan, quindi è una crociera che unisce veramente varie etnie, quindi da Mosca fino ad Astrakhan a 70 km dal delta del Mar Caspio. Yaroslav è la più antica città russa che incontriamo nella nostra crociera fluviale sul fiume Volga. Fu fondata oltre 1000 anni fa, nel 1010, da Yaroslav il Saggio, figlio del principe Vladimir, colui che convertì la Russia al cristianesimo. Questa è Piazza Sant'Elia, la più importante di Yaroslav, dove si trova la chiesa di Sant'Elia il Profeta. Le facciate di questa chiesa sono ognuna molto diversa dall'altra, a tal punto che sembrano ognuna una chiesa diversa. Famosa per le sue numerose chiese del XVIII secolo, Yaroslav è un esempio importante del programma di rinnovamento urbano ordinato nel 1763 dall'imperatrice Caterina la Grande per tutta la Russia, pur conservando alcune delle sue storiche architetture. La città fu rinnovata nello stile neoclassico. Passeggiando senza fretta tra le basse casette, gettando uno sguardo agli accoglienti cortili e alle stradine, si può ammirare un perfetto esempio dell'urbanizzazione armoniosa dei secoli XVIII-XIX, con chiese, viali alberati e scorci suggestivi. La Cattedrale della Trasfigurazione del Salvatore ha una storia architettonica lunga 7 secoli e mezzo, ma l'attuale costruzione, giunta fino ai giorni nostri, risale al XVI secolo e fu costruita sulle fondamenta della cattedrale originale. Nel luogo dove oggi sorge Yaroslav, ai tempi in cui Kiev era la capitale della Russia, c'erano antichi tempi pagani ed anche uno stanziamento di tribù ungro-finniche. Secondo alcune leggende, questo luogo si chiama la Tana dell'Orso. All'inizio dell'XI secolo, l'esercito di Yaroslav prese d'assalto lo stanziamento e distrusse il tempio pagano più importante. Si tramanda per tradizione che lo stesso principe uccise l'orso sacro con una possente scura da guerra e ordinò di costruire sull'inaccessibile promontorio del Volga una fortezza in legno chiamata Yaroslav dal suo nome. Il ricordo di questi avvenimenti nello stemma della città dal XVII secolo è riprodotta l'effigie dell'orso con la scure. Uglich è una bellissima cittadina russa situata sulle sponde del Volga. Il fiume Volga in questa cittadina devia dolcemente il proprio corso, assumendo una forma ad angolo. E proprio questa caratteristica dà il nome alla cittadina. Ugol, infatti, in russo significa angolo. Uglich si trova a 204 km a nord di Mosca, è un piccolo centro, ma ogni strada, ogni suo palazzo è una pagina aperta del grande libro della storia russa. Questo è il palazzo principesco, dove visse la sua breve vita il principino Dimitri, l'ultimo figlio di Ivan il Terribile, che venne assassinato qui, nella città di Uglich. Qui visse fino al 15 maggio 1591, quando tre uomini gli tagliarono la gola mentre passeggiava lungo il Volga. Con la sua baglia aveva solo 9 anni. La rabbia e l'indignazione generale spinsero gli abitanti di Uglich a scovare gli assassini e a giustiziarli sommariamente. Ma Boris Godunov, cognato dello zar e reale reggitore del potere in quel periodo, sparse la voce che il principino, giocando con un coltello, si era ferito da solo a causa di un attacco epilettico. La città così di Uglich venne punita. Circa 200 cittadini furono giustiziati, ad alcuni fu tagliata la lingua, altri ancora furono mandati in Siberia.
Il Cremlino non si trova solo a Mosca. Ogni città aveva il suo Cremlino, un luogo più o meno fortificato, nonché residenza del principe. Oggi non si sono conservate tracce delle mura e delle torri del Cremlino. Sono rimasti solo alcuni edifici, tra i quali il palazzo principesco, la chiesa di San Demetrio sul Sangue, denominata così perché fu costruita proprio sul luogo dove avvenne l'assassinio del piccolo Demetrio. Uglich è famosa anche per la produzione di orologi. Qui ha sede Chaika, una delle più grandi fabbriche di orologi russe. Già nel 1730 gli artigiani locali costruirono un orologio particolarmente bello per la chiesa della Trasfigurazione, orologio che funziona perfettamente tuttora. Cari amici telespettatori, ora c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando perché lo spettacolo di questa crociera in Russia da Mosca a San Pietroburgo, la famosa crociera degli zar, continua nella seconda parte di Mondo Crociera. Non toccate il telecomando e mi raccomando, navigate sempre con noi. Giver, un mondo di natura. sportoutdoorviaggi.it. L'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it.